per la gioia di Filippo, ricordiamoci qual era la nostra filosofia di pensiero dopo episodio 9. Basta! Basta Star Wars! Staccate la spina, invece si va avanti. Ma poi stata... non è una novità, non è sorprendente. Eravamo rassegnati, dai. Sì, è stata confermata la serie su Boba Fett. Bisogna fare un po' di chiarimenti. Parleremo, facendo spoiler, della scena post-credit dell'ultima puntata di The Mandalorian. Quindi se non avete visto la puntata siete avvertiti. Ma sul canale, come sapete, gli spoiler di The Mandalorian scattano dal lunedì successivo all'emissione della puntata. Lo dico a chi ieri si è sorpreso. Dopo l'ottava settimana di fila, qualcuno si è sorpreso ieri che si parlasse di The Mandalorian facendo spoiler, quando anche la stessa Lucasfilm ha già iniziato a farlo. Cioè, puntualmente ogni lunedì la Lucasfilm parla della puntata. Che come poi, insomma, è uno spoiler, una sorpresa fino a un certo punto. Sì, è piacevole quanto vuoi, carino quanto vuoi, però in realtà te l'hanno gridato con il megafono nella stessa narrazione della serie. Comunque, nel caso non l'abbiate vista, spoiler, fatto bene. Nella scena post-credit abbiamo visto Boba tornare nella magione di Jabba, Jabba che ormai è deceduto nel Ritorno dello Jedi, lo sappiamo, è stato soppiantato da Bib Fortuna. Ebbene, Boba arriva, si sbarazza del povero Bib, che salutiamo, e si siede sul trono. Scritta finale, The Book of Boba Fett, dicembre 2021. Alcuni hanno pensato che si trattasse materialmente di un libro. Non so come questo sia possibile, ma è successo, perché The Book of, in inglese, è un termine che si usa anche per indicare frasi del tipo il Vangelo secondo. È la Bibbia, c'è un linguaggio biblico. Sì, il verbo di Boba Fett in questo caso. Quindi io davo per scontato che sarebbe stata una serie, e così hanno fatto anche tantissimi opinionisti Star Warsiani. Però a questo punto si era insinuato un altro dubbio. Sapevamo per certo, se non sbaglio, che la terza stagione di The Mandalorian sarebbe dovuta arrivare proprio a dicembre 2021, e quindi ecco il quesito: The Book of Boba Fett è la terza stagione di The Mandalorian, quindi The Mandalorian cambia il focus, che si sposta da Din Djarin e mira invece al cacciatore di taglie mandaloriano? Potrebbe essere interessante. In realtà, teoria smentita, è una serie a parte che, per quanto ha detto Jon Favreau, dovrebbe andare in onda in contemporanea con la terza stagione di The Mandalorian a dicembre. Serie a parte e non miniserie, così ho letto io, serie su Boba Fett, appunto, prodotta da Favreau, Filoni e Robert Rodriguez, che nella seconda stagione di The Mandalorian ha diretto l'episodio che segnava il ritorno del personaggio in grande stile. Quindi questo trittico creativo è una serie che quindi si inserisce in quello che sta diventando a tutti gli effetti l'universo espanso di The Mandalorian, perché già al Disney Investor Day ci hanno detto che The Rangers of the New Republic e Ahsoka saranno dei prodotti che ci racconteranno vicende parallele a quelle di Din Djarin, vicende che poi si intersecheranno in un mega evento in stile serie CW, a dirla tutta. Cioè, il modello sembra essere un po' quello. Boba Fett inevitabilmente va a incastrarsi in questo novero, visto che i produttori sono gli stessi, si parla di un'eventuale o di un'effettiva messa in onda in contemporanea, la strada è quella. Che dire, i nomi di Favreau e di Filoni associati a una serie Star Warsiana non mi rendono tranquillo, perché mi rendo conto che lo stile di The Mandalorian sia piaciuto a tantissimi, ma a me proprio non ha gustato. A livello di scrittura, di approfondimento di personaggi, di gestione del fanservice, lo sapete, a me la seconda stagione di The Mandalorian non è piaciuta. Spero in Rodriguez che possa dare un piglio diverso, perché comunque proprio la puntata da lui diretta è la mia preferita di queste otto, delle otto che fanno parte della seconda stagione. Quindi almeno ho quella speranza. In più, Boba si è visto poco rispetto a tanti altri personaggi nella serie, ma
per quanto mi riguarda, magari sono influenzato dalle mie letture precedenti nel vecchio universo espanso, può essere, ma per quanto mi riguarda, a livello di presenza scenica e di carisma li ha soppiantati tutti. Il duo Boba-Fennec mi sembra interessante, e magari, perché no, sotto sotto potrebbe anche esserci un'attrazione da approfondire. Una serie nel sottobosco criminale mi incuriosisce. Tra tutti i progetti annunciati, francamente, progetti relativi a Star Wars, francamente, per quanto mi riguarda, è al primo posto a livello di interesse. Ma mi rendo conto che si tratti di un gusto personale. Detto ciò, non so quanto possa essere efficace una gestione Marvel Studios / CW per le serie di Star Wars, ma la direzione è quella, anche perché, a dispetto di quelle che sono le mie impressioni, la seconda stagione di The Mandalorian è piaciuta alla maggior parte del fandom, è stata accolta veramente con applausi a scena aperta. Non ho mai visto il fandom di Star Wars così unito da molto tempo, e quindi effettivamente fanno bene a proseguire su questa direzione dal punto di vista commerciale. Dal punto di vista creativo non lo so, anche se quantomeno come soggetto questo Boba, signore del crimine, un pochettino mi titilla. Signor Filippo, ci dica la sua. No, per il momento una cosa terribile che mi è passata per la mente mentre dicevi fanno bene, sì, fanno bene al loro punto di vista. Ho pensato, sì, come in teoria fa bene dal suo punto di vista la signora Angela Di Mondello a monetizzare le sue visite su Instagram, tutte la vanno a cliccare, fa soldi. Non paragoniamo, non mi fa incazzare, però dal suo punto di vista non posso certo dire che faccia male a monetizzare una volta che ha tutta questa visibilità, eccetera. Quindi il discorso, insomma, che se una cosa vende, cioè, chiaramente si rilancia, è una delle leggi dell'economia, aumenta la richiesta e i prezzi salgono e le cose si producono. Allora, vabbè, l'avevamo capito che adesso la serie con protagoniste la Boba e la Fennec, che adesso camminano insieme, naturalmente Giuliana Moreira e Edwidge Fennec, si è creata questa coppa, la Boba e la Fennec. Io ci pensavo mentre lo vedevo, e io piuttosto ti volevo chiedere, ma tu pensi che recupereranno qualche cosa per spiegare un pochino il ritorno e la sopravvivenza al sistema digerente del Sarlacc, o lo glisseranno completamente? Perché questa cosa ufficialmente non è che è mai stata raccontata. Teoricamente, se io fosse... anche perché se fosse una serie, quindi non limitata, ma proprio una serie da più stagioni, io un flashback lo vedrei volentieri per spiegare come ha fatto, ma soprattutto, e questa è una cosa su cui molti hanno soprasseduto, ci sono 5 anni di vuoto che sono un po' difficili da spiegare. Ma infatti non... io mi aspetterei una cosa del genere, cioè magari un doppio piano temporale tra presente, ma soprattutto quegli anni che non sono un vuoto. Per questo, guarda, io te lo dico, fuga dal Sarlacc, prima scena della serie. Secondo me, aprono la serie con quella. Sarebbe una cosa niente male. Oltretutto, bisogna spiegare perché Boba per 5 anni se ne sia sbattuto di recuperare la sua armatura, visto che sapeva palesemente di Cobb Vanth. Bisogna spiegare se se n'è andato da Tatooine perché la Slave One era in suo possesso, o magari ci diranno che in realtà in questi 5 anni ha lottato per recuperarla. Potrebbe essere. Però sarebbe una storia interessante da raccontare. Ti dirò di più, sai come sarà? Sarà che è ambientato, insomma, è tutto un flashback, è ambientato per vedere come è arrivato fino a quel punto quando entra in scena in The Mandalorian, ed è la sua quest per trovare il suo equipaggiamento, e ogni volta incontrerà qualcuno che lo rimanderà dal punto B al punto C, al punto D, al punto F, per recuperare... No, dai. No, perché già io mi chiedevo, ma The Mandalorian potrebbe a questo punto benissimo finire qui, anche perché The Mandalorian, per come ha coinvolto me all'inizio, che all'inizio a me pure piaceva un pochino di più, poi non è che mi dispiace, mi ha semplicemente scocciato questo annacquamento così. Se fosse stata una, secondo me, una miniserie, una stagione unica basata più compatta, sarebbe stato magari meglio
Però anche qui, come la signora De Mondello, si devono fare i bimbini. E quindi, che cosa gli dici? Li critichi per questo? Gli funziona, glieli danno, eccetera. Però potrebbe anche finire lì, cioè per quanto mi riguarda dovrebbe finire lì, perché i casi sono due, o The Mandalorian, adesso parlo della terza stagione proprio di The Mandalorian, diventa una cosa completamente diversa, e per dire fa partire una narrazione procedurale in cui vediamo altre avventure o altre taglie a cui le Mando va appresso, oppure non lo so, perché lo spunto era quello. Lo spunto era l'incontro con il bambino Baby Yoda, con Grogu, tutta la ricerca delle sue origini, bla 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 bla, bla, fino a collocarlo a qualche parte nella migliore tradizione di Nel nome di Dio hollywoodiano, di Tokyo Godfathers, di Satoshi Kon, e questo modello western o para-western in cui un personaggio picaresco e strampalato si trova a fare praticamente da padre putativo a un bambino. Quindi, secondo me la direzione è palesemente cambiata in corsa. Credo che il filo narrativo da sviluppare nella terza stagione sia la riconquista di Mandalore. Dico che è cambiata in corsa secondo me perché la prima stagione era stata promossa anche a livello di marketing, come dici tu, come una storia per certi versi piccola, isolata dal contesto delle grandi battaglie della galassia. Una storia personale di questo cacciatore di taglie, sì, che incontrava il bambino. Nella seconda stagione la prospettiva è cambiata totalmente. Siamo andati a riparare sulla saga degli Skywalker, ma in maniera molto potente. Hanno inserito in ogni puntata riferimenti a prodotti passati, Ahsoka, Bo-Katan. Ormai è una serie che si è strettamente collegata alla mitologia Star Warsiana. Secondo me hanno cambiato idea proprio in corso d'opera, e quindi credo che la direzione sia quella, la riconquista del pianeta. Però, senz'altro, però non so quanto in corso d'opera, perché in fondo abbiamo visto The Mandalorian non è una serie, è un virus, nel senso che si attacca e si propaga e ne genera altri, ma proprio con l'intenzione della Lucasfilm e della Disney di usare questo franchising che è fatto per vendere giocattoli, eccetera eccetera, perché diciamocelo, che poi facciano spin-off praticamente tutti i personaggi che sono stati introdotti, ma certi episodi hanno la valenza di uno spot. Sì, sorvolando sul fatto che molti fan duri e puri dell'universo espanso si sono fatti la pipì addosso in qualche momento, e da un certo momento in poi ogni episodio nuovo diventava praticamente un capolavoro. Ma Ahsoka Tano, la sortita, l'entrata in scena di Ahsoka Tano, quell'episodio per me è stato uno dei più inutili dell'intera serie. Perché praticamente è quasi una prova a costume per Rosario Dawson, sì, perché si compare, fa la figa, è un passare cosplay in passerella, ce la fai vedere la passerella, la vedi? Non la vedi più. A conti fatti è stata una serie di backdoor pilot. Abbiamo il backdoor pilot di Ahsoka, abbiamo avuto il backdoor pilot di Boba, e in Rangers of the New Republic sicuramente avremo Cara Dune, probabilmente ritornerà qualche altro personaggio, forse il pilota di X-Wing ricorrente, asiatico. Sì, che sì, stato però vedi, tu so che non hai visto Titans, però con Titans ha fatto qualcosa di simile con Doom Patrol. Perché Doom Patrol, prima di iniziare con la sua serie vera e propria, fanno un'apparizione nella serie Titans. Sì, sì, ma è una pratica, è successo anche in CSI, sì, in passato. Sì, ed è una cosa abbastanza classica. Non ne avevo mai visti tre di fila. Ma tre di fila, ma in questo modo, perché praticamente il personaggio a che serviva? Cioè, la trama rimane immobile per quanto riguarda Ahsoka Tano, totalmente, è un defilé, è una prova costume, è un ecco qua come potrebbe essere, o come possibilmente sarà, la volete? Cioè, questo è un mercato delle vacche, Star Warsiane. Esatto. No, no. Ma in questo contesto, una serie su Boba ti può incuriosire per come l'hanno proposto in The Mandalorian? Ma guarda, per come l'hanno proposto in The Mandalorian, la Boba è un personaggio, sì, che ha un potenziale interessante, ma qua riguarda proprio che cosa ti raccontano poi. Il mio no terrore
il mio timore, perché io il brand di Star Wars sono un affezionato, mi piacerebbe che potessero fare le cose carine, e The Mandalorian tutto sommato non mi dispiace neppure, l'abbiamo detto quali sono tutti i pro e i contro secondo me la questione. Il mio timore è che prevalga questo aspetto semplicemente di presentare prodotti, per vendere prodotti che poi siano giocattoli, altre cose correlate o altri spin-off che siano stiracchiati, annacquati come è stato The Mandalorian, il rischio è alto. Quando ripeto sempre che è un parco giochi, qualche cosa dove insomma tu vai e vedi tutti questi elementi così. E quindi io ho bisogno di una trama strutturata in un certo modo, di un racconto che mi prende e che mi faccia venire voglia di vedere la puntata successiva, al di là del fatto che sia filler, non filler, procedurale, non procedurale, verticale, orizzontale. È una questione di scrittura e di consistenza, perché possono esserci anche delle circostanze in cui, per dire, la trama orizzontale non procede, però per dire procede la caratterizzazione dei personaggi. Cosa che in The Mandalorian invece non succedeva, ti presentavano una ricetta per esempio la stessa, e la novità era per esempio introdurre Ahsoka Tano o un altro personaggio al posto suo. La storia della serie personale della Boba e della Fennec, quindi può essere tutto il contrario di tutto. Bisogna vedere che cosa hanno in mente, cosa vogliono fare, perché se continuano con un meccanismo di virus, come l'ho definito poco fa, ragazzi, che una cosa è fatta per infettarti e passarti poi a qualcos'altro, questo non mi sta bene. Raccontami una storia, raccontamela bene. Concordo, sentiamo Giacomo, che credo sarà il più positivo, posto che io questa serie l'attendo, ve l'ho detto prima, il numero uno della mia lista di attesa Star Warsiana, assolutamente. Anch'io, insieme alla serie della Bad Batch, è il prodotto che al momento attendo di più, perché sono molto curioso. Boba lo amo anch'io da che vidi la trilogia originale, quindi non vedo veramente l'ora. Sì, come dite voi, purtroppo la seconda stagione di The Mandalorian è stata sacrificata per fornire, e come dicevo abbiamo avuto la conferma dall'Investor Day, per fornire i presupposti di tutte le serie che stanno arrivando. Da quel lato spero che ormai che i prodotti sono lanciati, in attesa dell'evento che poi le riunirà, che la terza cammini di più con le sue gambe, anche perché la trama della riconquista di Mandalore mi sembra interessante. Detto ciò, tornando a Boba, io spero che veramente sia una serie con due piani temporali di narrazione. Il presente, in cui lui ormai è il signore del crimine di Tatooine, che sta imponendo un po' il suo dominio, e i flashback che ci mostrino come è arrivato fino a questo punto. Secondo me possono sviluppare delle trame interessanti, e anche a me la presenza di Rodriguez è un di più, soprattutto per quanto riguarda la regia, perché appunto la puntata era diretta molto bene, e uno come Boba me lo immagino protagonista di molte scene d'azione, e quelle della sesta puntata erano fatte bene, quindi da quel lato siamo tranquilli. Spero che tutti e tre collaborino alla scrittura e che questo dia un po' più di profondità alla trama, che la sviluppi bene, e che magari, volendo, cioè, aggiungere un po' più di tridimensionalità al personaggio di Boba non mi dispiacerebbe, perché comunque Boba, cioè, in Clone Wars era stata approfondita la sua giovinezza, veniva mostrato alcuni lati di lui che non conosciamo, tipo quando era inesperto e cose così, però per la maggior parte noi lo conosciamo come il cacciatore di taglie spietato che raggiunge sempre l'obiettivo che si prepone, un uomo molto ruvido, molto duro, quindi sarebbe bello, soprattutto in relazione al rapporto con Fennec, che sorprendentemente mi sta piacendo come personaggio, purne essendo stata caratterizzata leggermente, personaggio che sarà anche presente nella Bad Batch, quindi avremo anche dei lati del suo passato anche lì, magari sviluppando appunto il rapporto tra loro due potrebbe mostrarci dei lati del carattere di Boba che non conosciamo, o meno che finora non abbiamo mai visto. Questa mi sembra la prospettiva più interessante. Però banalmente, dai, vederlo massacrare i culi dei suoi nemici con lo stile che ha solo lui, non gli si può voler male al signor Boba Fett. Cioè, chi vuol male a Boba Fett? Solo uno senza cuore. Non ce n'è, Mandaloriani, è già partito in chat. Non ce n'è.